Benvenuti nella Biblioteca Antica dell'Archivio di Stato di Torino. L'apparenza è sostanza. Oggi vedremo come questa massima possa essere applicata ad un campo decisamente singolare, quello delle legature. La prima funzione delle legature è quella di proteggere i fascicoli che compongono il volume ed impedirne la dispersione. Nella sua forma più raffinata, la decorazione dei piatti e del dorso valorizza il contenuto del libro, dichiara il suo prestigio culturale e quello del suo proprietario. Considerate oggetti da collezione già dal Settecento, solo in tempi recenti le legature sono state riconosciute come beni culturali da studiare, salvaguardare e restaurare. La Biblioteca dei Regi Archivi affonda le sue radici in quella dei Duchi di Savoia e conserva circa 8.000 volumi manoscritti a stampa, dal Medioevo all'Ottocento. Diversi provengono dalla Grande Galleria, straordinaria camera delle meraviglie dei Duchi tra 5 e 600. Nella Biblioteca dei Regi Archivi si trovano sia libri utili all'attività di ministri ed archivisti, sia volumi che, associati al tesoro di documenti che fondavano il potere dei Savoia, servivano anche a comunicarne il prestigio. I testi, che spaziano dalla religione all'arte e le preziose legature con cui sono rivestiti, manifestano chiaramente la volontà di collezionare opere straordinarie anche dal punto di vista estetico, da far ammirare ad ospiti illustri e diplomatici di passaggio a Torino. Iniziamo il nostro percorso da due delle opere più antiche, l'Epitome di Lattanzio Firmiano e la Biblia Magna della Novalesa. L'Epitome, ossia il riassunto dell'opera di Lattanzio, è un preziosissimo manoscritto che risale al VI-VII secolo in scrittura onciale. Arriva probabilmente alle collezioni ducali già nel 600 e proviene da uno dei centri di cultura più importanti dell'Italia medievale, il monastero di San Colombano di Bobbio, vicino a Piacenza. La legatura è estremamente semplice, realizzata in pergamena anonima, ossia priva di decori, su cartoni, e risale al 1300-1400. La Biblia Magna, la grande Bibbia dell'XI secolo, arriva ai Regi Archivi insieme all'archivio del monastero della Novalesa a seguito della sua soppressione in epoca napoleonica. Quella che vedete è una legatura moderna di restauro. Lo stesso restauro ha rivelato uno degli aspetti più interessanti dell'opera, vale a dire proprio la sua legatura, che era costituita da piatti in legno all'interno dei quali sono stati trovati dei frammenti pergamenacei. Ora, nel Medioevo, la confezione di un libro era un'operazione molto costosa e per la legatura si utilizzavano frequentemente dei frammenti di recupero estratti da volumi, per così dire, dismessi. In questo caso questi frammenti provengono da due opere diverse, una Vita di Abbone, il fondatore della Novalesa, e una Grammatica del 3-400 che include delle traduzioni dal volgare piemontese al latino. Oggi questa Bibbia monumentale e i frammenti ritrovati in fase di restauro, che sono stati studiati da chimici, storici e filologi, sono al centro di un progetto in collaborazione tra l'Archivio di Stato e l'attuale Abbazia della Novalesa e altre istituzioni, finalizzato a restituire virtualmente attraverso la digitalizzazione la biblioteca e l'archivio dell'antica abbazia dispersi. Alcune delle legature della nostra biblioteca riflettono l'amore per la poesia, gli interessi naturalistici, la passione per l'araldica di Carlo Emanuele I, il principe della Grande Galleria. La cura dei Savoia per il loro patrimonio librario e documentario, perché anche negli archivi si conservano volumi e registri dotati di legature, si traduce spesso nella sostituzione delle legature logore oppure nella sostituzione con legature più alla moda e non di rado rimpiazzate con legature alle armi, cioè con lo stemma del duca. Nella prima metà del Settecento, Vittorio Amedeo II istituisce la Bottega di Legatoria dei Regi Archivi, un'iniziativa senza precedenti nel panorama europeo dell'arte della legatoria. Abbiamo tre esempi della
delle capacità dei legatori dei Regi Archivi. Sono tre volumi che ci parlano degli interessi naturalistici, geografici, antiquari dei Savoia. La cosmografia di Tolomeo del 1482, l'arcano del mare di Robert Dudley 1647, le antichità di Pirro Ligorio, seconda metà del Cinquecento. Tutti e tre sono accomunati da legature di grandi dimensioni, decorate con cornici con nodi di Savoia e motti Fert, gli emblemi della dinastia, e recanti al centro lo stemma di Vittorio Amedeo II, re di Sicilia dal 1713, poi re di Sardegna. La storia della legatura dei 30 volumi dell'opera di Pirro Ligorio è particolarmente significativa. I Savoia non volevano separarsi da quest'opera, ma permettevano che se ne traessero delle copie, e quest'usanza determinò il logorio della legatura originale, che dovette essere sostituita più volte, l'ultima nel Settecento con la legatura in pergamena avoriata che tuttora si vede. Abiti del libro, opere d'arte, le legature rispecchiano nella loro evoluzione il mutamento del gusto e lo sviluppo delle tecniche artigiane nel tempo. Come abbiamo visto, però, esse non sono solo materia e decorazione. Sono dei veri e propri archivi che conservano informazioni sul libro, sulla sua storia materiale, sul suo proprietario, la sua cultura, e contengono talora vere e proprie sorprese, testi e documenti riutilizzati per la loro confezione, preservati come tesori nascosti.